Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa puntata di Loletta 5 Channel. Scusate, ma ancora Madonna che velocità. È tutto così live, ragazzi. E allora è buio, calcolate che sono in controluce e devo andare a lavare queste quattro cose che ho, una cosa precisamente, come vedete qua. Devo andare a stendere i panni. Comunque non sono abituata, vedete, non va niente scatti, non va niente rallentatore. Ordunque è tutto live e soprattutto il primo video ufficiale che faccio la sera, ok? Io non so se qualcuno di voi ha in generale questo telefono, quindi può darmi, diciamo, qualche consiglio, ma non vedo flash, è strana questa cosa. Non lo so, devo vedere meglio sta fotocamera e spulciarla meglio, ecco. E allora, oggi è finalmente il primo agosto del 2020. Sono appena tornata a casa, ho cenato, saranno le 9 di sera, quasi. Finalmente mi posso rilassare un pochino a casuccia at home e nulla. Tra breve attendo che appena che stendo i panni, quindi mi fate un po' compagnia. Poi mi attacco una nanna per amica, che da almeno 3 giorni che non lo vedo, da quando sono andata appunto ad Avola. E allora, come sta andando? Benissimo, finalmente lo posso dire. Al lavoro va alla grande, finalmente, mi sono inserita nuovamente e sinceramente parlando mi dispiacerebbe se mi sposterebbero in un altro reparto, perché vi dico la verità, io mi abituo un po' ovunque, sono una persona molto abitudinaria e in tutti questi mesi, anche se sono stata sempre a Palazzo Signorelli, Garibaldi Centro, mi sono un po' abituata un po' a tutto, ecco. E nulla, uno oggi mi fa aiuto, ma ecco, già alla luce ci siamo, mi fa: tu che iPhone hai? Gli faccio l'iPhone 11, fa: tu sei ricca? Sì, parente Rocco. E lui si è comprato tipo una roba tipo rigenerata e niente, vediamo un pochino qua con la luce della cucina che effetto fa. Mi sono mangiata le mie cucuzze grigliate. Purtroppo questo è l'altro, cioè l'iPhone non ha, ho messo praticamente il cosino delle dita che avevo nel vecchio Samsung qua dietro, l'ho più o meno appiccicato, ma non mi fido granché prima che si stacca di nuovo. E niente, oggi è, vabbè, capito? Aspetta, faccio così. Ok. E nulla, oggi al lavoro abbiamo parlato di roba nerd. Madonna ragazzi, è fantastico, è fenomenale, però io penso che perdo un pochino questo effetto quando lo metto su YouTube. E niente, questo telefono è molto bello, però non c'è, cioè ok, è l'iPhone 11 eccetera, ma come vi dissi su Instagram, non è che abbia chissà quante cose wow, cioè è live. È figata, è in 4K, più di 1080p, molto bello. E poi niente, in confronto agli altri iPhone ha semplicemente qualcosa in più, tipo il metro, varie applicazioni di musica, nulla fondamentalmente, non è che cambia tanto. Più che altro cambia ovviamente la qualità audio, video e foto e ovviamente la dimensione. Tutto qua fondamentalmente, e ovviamente il sistema di aggiornamento che già su 64 GB con tutte le applicazioni che ho io, ma non le scaricherò più ovviamente perché poi si occupa la memoria di fare backup e camurie, sono giunta già a 14 GB, che ovviamente ancora ne ho 45, una cosa del genere, comunque mi basta e mi avanza. E niente, vorrei sapere che cosa ne pensate riguardo. Però ragazzi, si vede tutto, ragazzi, guardate, si vede il mio naso rosso, i miei occhi verdi anche il buio, cioè è bello, bello, veramente bello. Io ve lo consiglio per chi ama l'Apple in generale, e per me è una cosa fantastica. Però io penso che con la luce del sole proprio fuori a fare vlog o a fare delle foto fuori, secondo me viene ancora di più una meraviglia.
se già io tipo wow con Soccolina quando avevo quel telefono, quindi figuriamoci adesso che adesso io ce la posso fare, cioè io ce l'ho fatta. Io ancora ho comprato questo telefono, raga, ma non mi sembra vero. Ieri è stato bello acquistarlo perché ho fatto una parte in contanti, una parte con la carta. Cioè, grazie a questo lavoro sto potendo avere i soldi e con i soldi posso fare tutto quello che voglio, tutto quello che io ho sempre praticamente desiderato e non l'ho potuto fare mai. Cioè, a volte mi fanno ridere alcuni che dicono che i soldi non fanno la felicità. I soldi fanno la felicità. I soldi fanno la felicità perché tramite i soldi sono ovviamente un mezzo attraverso il quale tu puoi fare la qualsiasi cosa e puoi rendere anche felice le persone, ovviamente. E niente, voglio caricare questo video e spero di provarlo a montarlo, perché ho avuto un po' di difficoltà a caricarlo su YouTube. C'è stato un po' di tempo, sinceramente, col Samsung era più veloce, ma penso che è una roba di una questione di qualità. Siamo di nuovo a 6 minuti e niente, un piccolo video ancora così di prova tra l'allero e vediamo un po' se riesco a mettere una musichetta carina. Sono molto stanca e quindi ci vediamo al prossimo vlog, che spero che sia anche all'esterno con Chiara, insomma, vediamo, ancora glielo devo fare vedere. E quindi mando un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.